rispetto a 10 giorni fa, ovviamente la classifica è diversa e comincia a essere un po' più consona agli obiettivi che vi eravate prefissi. Che clima si respira nello spogliatoio? Ma è un clima di assoluto equilibrio, nel senso che non eravamo dei fenomeni, cioè non eravamo scarsi 10 giorni fa e non siamo dei fenomeni nemmeno oggi. Equilibrio, analizziamo errori e cose positive in modo da lavorarci meglio, visto che abbiamo qualche settimana un po' più lunga rispetto a tutti questi turni infrasettimanali che abbiamo avuto, e possiamo lavorare anche sull'aspetto fisico, che magari non si poteva caricare tanto, e penso che la parola più giusta da utilizzare in questo momento sia equilibrio. Paradossalmente quella di domenica può essere una sfida più complicata, perché a parte la classifica magari psicologicamente c'è il rischio di qualche calo di attenzione che bisogna invece evitare. Sì, penso che partite semplici non ce ne siano, anche perché abbiamo visto altre squadre che magari sulla carta non hanno un nome importante o una storia importante, andare su campi di squadre costruite per vincere e creare comunque grattacapi. Penso che sia una partita da preparare con assoluta concentrazione nei minimi dettagli, come abbiamo sempre fatto, consapevoli anche del fatto che è una partita che giochiamo in casa, visto che la gente ci sta spingendo in una maniera importante e abbiamo trovato degli equilibri importanti da sfruttare, da cercare di portare a casa altri 3 punti. Questi equilibri sono anche tattici? Tanti equilibri, sì, conoscenze anche del compagno, base a chi gioca e base anche alle caratteristiche di ognuno, sapere che movimento fare e prendere la decisione migliore. Senti, c'è stata la palla del 3-0 proprio sui tuoi piedi nella partita ultima. È vero che un attaccante quando vede la porta tira, certo, però è altrettanto vero che se vede un compagno come era Ilaria alla tua sinistra, tu non l'hai visto o hai fatto l'attaccante? È sempre il solito discorso, se facevo gol era bravo, la soluzione migliore in quel caso. No, ho sentito la voce di Mungo che mi chiamava da dietro, Carlo mi ha detto speravo mi vedessi, io poi non ti dico niente. Non l'hai visto. Era meglio col senno di poi dargliela, sicuramente. Maniera che è anche un po' talismano, perché quando segni il Teramo vince. Adesso però serve il gol in trasferta, perché fino adesso è segnato solo in casa. Esattamente, anche una vittoria in trasferta direi. Un'altra, diamo sì, sì, abbiamo vinto, però nel senso avevo letto che erano 7 mesi che non si vinceva in trasferta, quindi anche da quel punto di vista dare continuità. L'anno scorso ho vinto un campionato dove in trasferta non ho mai perso, quindi se tu ci fai un attimo di attenzione alla lunga sono punti pesanti che magari in alcune circostanze valgono doppio. Simone, come ti trovi ad interpretare il ruolo di prima punta? Perché insomma, io ti ricordo per esempio più come seconda punta, per esempio l'anno scorso avevi Candellone al tuo fianco, come ti trovi invece ad avere praticamente quasi tutto il peso dell'attacco? Ho sempre giocato gran parte da solo in carriera. A Pordenone giocavo 4-3-3, a Venezia 4-3-3, a Cremona 4-3-3, a Taranto 3-4-3-4-3-3, cioè è un modulo che mi piace parecchio, sono sincero. Meglio con 2 larghi o con 2 mezze punte dietro? Ma si tratta di capire anche chi ho al mio fianco. Bombaggi lo conosco da un po' di tempo, so che magari da quando c'ha la palla nei piedi devo mettermi in proprio, cercare un movimento per attaccare la porta. Mungo è uno che mi piace anche giocare con me, avere una sponda, puntare, è indifferente, ho avuto esterni che mi dicevano stai in area, io voglio puntare, dipende. Penso che la bravura sia anche capire e riconoscere i meriti dei tuoi compagni. Senti, dopo il Bisceglie dovrebbe arrivare quello che possiamo definire il ciclo terribile, no? Perché affrontate tutte le più forti in classifica in questo momento del campionato. Quel periodo potrà essere visto come la vera prova del 9 di questo Teramo, cioè pesarlo, vedere quanto vale,
e se lo affrontate con la voglia di dimostrare che potete stare tra le prime tre, le prime quattro di questo campionato. Beh sì, è un periodo che ci farà capire anche di che pasta siamo fatti dal punto di vista nervoso, perché sono partite che dal punto di vista della concentrazione e dell'attenzione magari settimana si preparano anche abbastanza facilmente, sai, vai a giocare a Bari e 15-20 mila spettatori, però secondo me è meglio ragionare una partita alla volta e concentrarci sul fatto che questa settimana abbiamo dato una sterzata importante, abbiamo fatto tre risultati importanti e delle ispezioni di gioco di calcio importante. Però per dire ci siamo anche noi, sono quelle le partite da vincere, sei d'accordo? Beh certo, assolutamente. Però l'anno scorso, perché comunque è l'unico campionato che ho vinto, ho perso punti con delle squadre che hanno fatto i play-out e magari quando si andava a giocare a Trieste o a Vicenza volevano giocare tutti perché lo stadio pieno, il campo bello, però meglio dare continuità di risultati. In una settimana abbiamo dato un'accelerata importante, adesso tutti concentrati, zitti e pedalare, perché sabato, domenica arriva una squadra che ha bisogno di punti, quindi sarà affamata, sarà arrabbiata. Noi convinti delle nostre qualità, convinti dei nostri equilibri, come ti ho detto prima, e poi vedremo. Ci sono sicuro che abbiamo ampi margini di miglioramento e possiamo crescere ulteriormente. Tu vieni dal campionato vinto con il Pordenone di Tesserre e con Francesco Bombaggi che era con te. Sì. E che segnava poco, perché ha fatto due. Faceva un altro ruolo. Aveva anche un altro ruolo. Il fatto che oggi ne abbia già fatti cinque, sì, addirittura più di te, a oggi, ti stupisce? Un po'. No, perché secondo me ha colpi importanti. L'anno scorso faceva la mezzala, magari gli si chiedeva altro. Magari ha scoperto questa vena realizzativa quest'anno, non lo so. Però no, penso che ci siano tanti giocatori all'interno della squadra che possono risolvere fare le partite. Fare diversi gol, fare gol il mister. Esatto, insomma. Oppure abbiamo magari diversa gente brava sui calci piazzati e diversi saltatori abili. E le due cose sono complementari e la partita si può sbloccare, come è successo a Pagani. Un ottimo cross, attaccato col tempo giusto, si sbloccano anche così le partite. Ti posso chiedere una panoramica non tanto sulle squadre, quanto sugli attaccanti di questo girone. Chi è che ti convince o barra ti piace di più? Corazza, Denis, Antenucci, ce ne sono tanti, Perez. Chi è che ti ha stupito di più? Ovviamente la risposta Magnaghi non vale. Ma ho avuto la fortuna di allenarmi con Mario Lungo quando Atalanta ha fatto, diciamo, il passaggio tra la società Ruggeri e Percassi e mi aveva impressionato. Poi la sfortuna, qualche infortunio di troppo l'ho buttato nelle categorie più basse. Penso di aver visto un giocatore di una categoria incredibile. Antenucci l'ho visto solo su Sky. Penso siano quelli. Davis, mi pare o il primo o il secondo anno che facevo il settore giovanile dell'Atalanta, lui era appena arrivato. I tifosi, la gente, avevano qualche dubbio su di lui. Mi sono allenato dal vivo, un animale incredibile. Corazza, mi ricordo che ci affrontiamo da quando siamo avanti così, quindi sono quelli. Davis, Mario Lungo e Antenucci, penso, anche per quello che hanno dimostrato in categorie importanti. Sono i migliori, senza nulla togliere agli altri. Diciamo.